Longo, provincia di Crotone. Questa installazione radar è operativa 24 ore su 24. Lo era anche la notte del naufragio di Steccato di Cutro e ci rivela la sua funzione un tecnico delle telecomunicazioni che ci chiede di restare anonimo. Ma di chi è questa installazione radar? Del Ministero degli Interni, è gestito dalla Guardia di Finanza. Quindi questo radar è un radar che traccia le imbarcazioni in questo tratto di mare? Tutto, traccia tutto. Scopriamo che è proprio così. Alle 3.50 il radar costiero intercetta la Summer Love, che non molto dopo naufraga a 200 metri dalla spiaggia. Ce lo conferma la stessa Guardia di Finanza, che ci fornisce in esclusiva un elenco delle comunicazioni intercorse fra le forze dell'ordine quella notte. Ore 23.20, la Guardia di Finanza di Vibo Valentia riceve comunicazione dall'aereo Eagle One di Frontex della presenza di una barca con presunti migranti a bordo, a 40 miglia dalla costa. La Finanza predispone una motovedetta e avvisa la Guardia Costiera di Reggio Calabria, la quale riferisce di essere già a conoscenza e di non aver predisposto l'impiego di alcuna unità navale. Ore 2.10, la Guardia di Finanza di Taranto comunica l'impiego di una ulteriore motovedetta. Ore 3.20, la prima motovedetta della Guardia di Finanza comunica che inverte la rotta a causa delle avverse condizioni meteomarine, mare, forza 7. Ore 3.33, anche la seconda motovedetta fa dietro front. Ore 3.40, la Guardia di Finanza avvisa la Direzione Marina di Reggio che è impossibilitata a proseguire e chiede se la Guardia Costiera abbia predisposto delle unità navali. La Guardia Costiera riferisce di no, essendo operazione di law enforcement e non avendo ricevuto alcuna richiesta di soccorso. Alle ore 3.50, finalmente, il radar costiero monitorato dalla Guardia di Finanza segnala una barca e individua addirittura il punto di possibile approdo, Steccato di Cutro. 5 minuti dopo, la Finanza chiede l'invio in spiaggia di pattuglie dei carabinieri e della polizia. Solo alle 4.40 i carabinieri di Crotone riferiscono che stanno inviando una pattuglia sul posto. Ore 4.45 la Guardia di Finanza apprende dalla Guardia Costiera che ha inviato una motovedetta e una pattuglia, ma a quel punto il naufragio è già avvenuto. Sulla spiaggia le pattuglie dei carabinieri e della Guardia di Finanza intervengono per prestare i primi soccorsi a circa 40 migranti. Viene contattato il 118.